Il comune di Agrigento riceverà quasi 1 milione di metri quadri di aria da quello di Favara, ne perderà invece oltre 2 milioni, compresa la tanto famigerata zona di Favara Ovest. Sarà così ridisegnato dopo 25 anni di tentativi il confine fra le due città, un evento storico che è stato formalizzato questa mattina nell'Aula Sollano, una cerimonia solenne che ha visto la partecipazione delle massime istituzioni dei due comuni. Una giornata speciale, davvero speciale, perché finalmente si chiude una pagina che dura da parecchio tempo, una pagina aperta da oltre un quarto di secolo, che ha visto Favara ed Agrigento contendersi appezzamenti di terreno. Questa volta in maniera unanime si è raggiunto un accordo tra le due commissioni consiliari per la rettifica dei confini, che vede, per quanto ci riguarda come città di Favara, riappropriarci non tanto di un appezzamento di terreno che formalmente era sul territorio di Agrigento, ma era realmente abitato dai nostri concittadini. Quindi anche da un punto di vista, diciamo, anagrafico, adesso questi cittadini sono nella loro terra natia. Sindaco, si può parlare in qualche modo di sanatoria istituzionale? Ma sì, sicuramente una sanatoria istituzionale, perché, ripeto, entrambi guadagnano qualche cosa. Il fatto di entrare dentro la zona industriale rappresenta un importante obiettivo di natura strategica e di prospettiva per la città. E per quanto riguarda poi la risposta che si dà ai cittadini di Favara, che per tanto tempo, diciamo, hanno dovuto invece risiedere nel comune di Agrigento, o quantomeno da un punto di vista, ecco, di residenza, rappresenta anche per loro un importante obiettivo. Questo provvedimento la prima tappa la farà in consiglio comunale, sia ad Agrigento che a Favara, per l'approvazione. Ecco, per quanto riguarda questa tappa, quando arriverà in aula? Sicuramente ora la proposta di risoluzione dovrà essere portata in seno al Consiglio Comunale e dopodiché trovare effettiva attuazione sul territorio. Inizia l'iter e la prassi burocratica per poi giungere alla fine con l'approvazione del Consiglio Comunale. Spingeremo affinché questo avvenga nel più breve tempo possibile e si possa concretizzare questa giornata storica e questa giornata importante. Quando è iniziata questa attività? Ma l'attività è iniziata praticamente subito dopo il nostro insediamento, in questa, dopo la tornata elettorale. Questo farà da input per l'amministrazione e per gli uffici comunali sia di Agrigento, di Favara che di Aragona, per poi redigere quei progetti che andranno a indicare tutto ciò che viene perso o guadagnato da entrambi e istruire la pratica da mandare all'assessorato, che poi approverà la pratica e indirà il referendum finale che metterà la fine su questo problema. Finalmente diamo un'identità a dei cittadini che risiedevano, che risiedono in quel territorio, cosiddetta Favara Ovest. Abbiamo dato dignità a quelle famiglie, a quei bambini. Nello stesso tempo abbiamo dato una chance ad Agrigento, una chance che è quella di mettere piede nella zona industriale. È una vecchia storia che risale al 1875, è l'anno nel quale vengono tracciati i confini tra i comuni di Agrigento e Favara, ma col passare degli anni Favara, grazie anche all'abusivismo edilizio, estende a dismisura il proprio territorio, sino a ricadere ad Agrigento. Palazzoni costruiti nell'agglomerato di Favara, ma appartenenti di fatto ad Agrigento. E così capita che la camera da letto si affacci sul comune di Favara e il soggiorno su quello del capoluogo, due realtà territoriali pressoché unite, seppur divise da alcuni chilometri. Da decenni i due comuni tentano di ridisegnare confini, di mettere paletta a quella che in alcuni casi sono situazioni paradossali ed emblematiche, come quella esplosa nel 96 con il progetto Favara Ovest, qualcosa come 43 miliardi di vecchie lire di interventi di urbanizzazione sul groppone del comune di Agrigento, lavori però che interessavano un quartiere di Favara. Situazioni paradossali dunque sulle quali già nel 96 i due comuni, sotto i sindaci Calogero Rossodano di Agrigento e Carmelo Vetro di Favara, cominciano a porre rimedio istituendo una commissione speciale intercomunale con il compito appunto di ridisegnare i confini attraverso una serie di concessioni reciproche e di intere porzioni di territorio. Trattative che portarono già allora alla decisione di Agrigento di cedere tutta l'area cosiddetta Favara Ovest, ovvero le contrade Saraceno e Portella e Viale Progresso. Da parte sua Favara avrebbe concesso ad Agrigento contrade a San Benedetto nella zona industriale più vicina al capoluogo. Insomma, trattative, incontri e baratti di zone per una questione che si trascina da 137 anni.